Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da DJ ed oggi siamo qui, ritornati su Brawl Stars, con queste 50 casse gratis da andare ad aprire insieme. So che anche qui in Italia molta gente ha fatto molte più casse, ha raccolto molte più casse gratis, però volevo raggiungere anch'io una cifra, diciamo, abbastanza importante. 50 non sono tantissime, non è nessun record, sono anche abbastanza poche rispetto a quanto hanno fatto tanti altri, però non sono alla fine neanche pochissime, quindi quest'oggi andremo ad aprire queste 50 casse insieme. E volevo lanciarvi una sfida, perché ogni 1000 like che questo video andrà a fare io andrò ad aprire 100 casse gratis di queste qui. Quindi se questo video dovesse raggiungere per esempio 5000 like, andremo ad aprire 500 casse gratis. Ovviamente poi dovrete darmi il tempo di accumularle, però diciamo che la proporzione è quella, con un massimo di 10000 like. Non credo che questo video faccia mai nella vita 10000 like o di più, però diciamo che come massimo mettiamo 10000 like e quindi 1000 casse gratis da andare ad aprire. Quindi raccomando, lasciatemi mi piace. Vi ricordo anche che qui in alto a destra in scheda vi lascio il video dove siamo andati a sbloccare Leon, il mio primo leggendario. E chissà che quest'oggi non riusciamo a trovare altri leggendari. Detto questo, io direi di iniziare immediatamente con le casse un po' più piccole. Ne apriamo 10 piccole e una grande, che poi in realtà anche le casse enormi non è che siano così tanto grandi. Comunque non mi aspetto di trovare brawler nuovi, cioè... Anzi, abbiamo trovato un leggendario, cioè già abbiamo trovato Leon, ok? Quindi in realtà promette anche abbastanza bene questo box opening, però diciamo che non mi aspetto sicuramente di andare a trovare o Corvo o l'altro leggendario che mi serve, insomma, no? Che è il Cactus, che mi scordo sempre come si chiama, ma vabbè, comunque stiamo trovando brawler interessanti, cioè sia Tara che Pam... Insomma, non è che sono brawler poi tanto facili da trovare. Per carità che io l'ho già sbloccati e quindi per me è più facile trovarli. Però diciamo che per adesso i brawler che stiamo trovando e che quindi possiamo poi potenziare non sono male. Anche Piper, ad esempio, non è poi così tanto male. Ok, comunque continuiamo con queste box normali. Shelly, molto bene. Penny, benissimo. Alla grande ragazzi. Molto bene, adesso abbiamo altre 6 di questi box e poi andiamo con i box enormi che teoricamente dovrebbero essere un po' meglio rispetto a questi qui. 25 Bull, non male, Bull lo sto utilizzando parecchio ragazzi, quindi veramente non male, per niente. Pam, ok, Stecca in realtà non mi piace tantissimo, infatti non lo sto potenziando, però attenzione, 3 gemme che comunque in questi box gratis, che poi sono anche abbastanza facili da raccogliere, non sono male, insomma. Mortis, non mi aspettavo, ragazzi, di trovare tutti questi mitici. Anche Leon, che comunque è leggendario. Non mi aspettavo di trovare tutti questi brawler rari, diciamo, no? Cioè, non è male. Ecco, ad esempio, questo qui, invece, box abbastanza triste. Va bene, altri 2 box così e poi passiamo al box enorme. A uno dei 4 box enormi. Che, invece, a differenza di questi qui, sono un po' più difficili da raccogliere. Anche dei biglietti evento, quindi non male. Ed ecco l'ultimo box prima di andare ad aprire il primo enorme tra questi qui. Ok, e anche questo box niente di che. Però un biglietto evento. Quando troviamo gemme e biglietto evento va sempre bene. Ecco il primo box enorme di questo, appunto, box opening. Con 82 monete, 8 Dynamite, 12 Tara e 16 Bombardino. Infatti non è poi tanto... Perché Siri? Perché? Cioè, poi quando dico... Guardate, ehi Siri! Non si attiva. Quando dico, sì? Ah no, non si è attivato anche adesso. Ho fatto caso, ragazzi, che io ho Siri un po' rincoglionita. Cioè, quando dico, ehi Siri, non si attiva mai. Se dico tipo, sì, oppure altre parole che assomigliano a Siri, si attiva. Vabbè, comunque, torniamo al nostro box opening. Abbiamo trovato Frank, tanta roba, e Mortis, che comunque è sempre un brawler mitico. Quindi diciamo che, ripeto, finché troviamo questi brawler non è affatto male. Poi comunque stiamo trovando anche un sacco di biglietti eventi che fanno sempre comodo alla fine, ragazzi. Anche perché queste casse qui, con alcuni eventi in particolare, quelli dove vinci sempre qualcosa, altro Frank, sono molto molto comodi i biglietti eventi. Cioè si riesce veramente molto bene a farmare box, quindi alla grande. Ok, andiamo un po' più veloce, ragazzi, perché sennò tanto qui la vedo abbastanza grigia la situazione. Nel senso che tanto nuovi brawler non credo li andremo a trovare. Però attenzione, perché non è detto. Comunque Colt e Leon, cioè vedete raga, comunque qualche mitico
un paio di leggendari, cioè che in realtà solo Leon. Li stiamo trovando, li stiamo trovando. Non sono ma ancora Leon. Molto bene, ragazzi. E Colt, va bene, ok. E tre gemme, molto bene. Ok. Non ci possiamo lamentare. Non ci possiamo assolutamente lamentare, anche perché tanto, cioè, sono box gratis, cioè, come se fossero i bauli omaggio di Clash Royale alla fine. Quindi non è che ci possiamo lamentare se non troviamo nulla qui alla fine. Comunque, altro box enorme. Ogni 10 ne andiamo a aprire uno nuovo. Solo due oggetti questa volta. Però abbiamo trovato parecchi punti energia per tutti e due. E 5 gemme. Comunque, alla fine, questi box enormi sono un po' più difficili da raccogliere, però alla fine sono sempre gratis, quindi tutto quello che ci arriva anche da questi box, insomma, non sono, diciamo, da buttare. Comunque abbiamo trovato un sacco di brawler anche qui, cioè 15 e 25 in una cassa così piccola non è affatto male, non è affatto male. Ancora Leon, ragazzi, ma quanti ne stiamo trovando? 15 penne e 5 gemme. Cioè, raga, abbiamo fatto circa una ventina di gemme con tutti questi box, eh? Non sono male, eh? Cioè, se ci andate a pensare, ripeto. Di nuovo Frank addirittura lo possiamo quasi potenziare. Anche Shelly la possiamo, no, Dio no, quasi potenziare Shelly no. Però comunque ne abbiamo trovate abbastanza. Mamma mia, ragazzi, lì sotto al prossimo box, o comunque ai prossimi box, mi trovo tre oggetti rimasti. Mi sento male perché dovrebbe significare che appunto andiamo a trovare un nuovo brawler. E se io trovo un nuovo brawler sono per forza leggendari, perché gli unici che mi rimangono, oltre Bo che sblocca 3000 trofei, sono appunto due leggendari, il corvo e il cactus. Ok, altre tre gemme, ragazzi. Altre tre gemme, not bad, not bad. Molto, molto bene. Ok, Bull neanche ne stiamo trovando parecchie. E sono contento perché Bull mi fa piacere. Anche Pam, non male. Anche Pam, non male. 50! Ma questo è stato un super box. Sono andato veloce, mi è dispiaciuto un sacco, ma è stato un super box. Oltre al raddoppio gettoni, 50 monete. 6 Pam e 25 Penny. Raga, mi confondo sempre tra Penny e Jessie. Tra Jessie e Penny, ragazzi, mi sbaglio sempre. Comunque, mi sa che era Jessie. Vabbè, comunque, ragazzi, tra Jessie e Penny mi sbaglio in continuazione. Tara, brawler epico, e vabbè, e Brock. Ok, va bene. Andiamo con un'altra cassa. 14 monete. Le 50 di prima, ragazzi, mi hanno fatto emozionare. Le 50 monete di prima mi hanno fatto emozionare. Anche questa Pam mi ha fatto emozionare. E possiamo potenziare addirittura. Molto bene. Dopo questa cassa, 30 monete che non sono poche. Dopo questa cassa andiamo con un'altra cassa enorme. Ok, alla grande. Andiamo con questa cassa enorme. 51 monete. Leon. E il primo e Penny. Ok. Ne abbiamo trovati anche abbastanza. Sono contento. Peccato che Leon, ragazzi, lo troviamo sempre come primo skip e quindi ne troviamo pochi. Sarebbe il top trovarlo come secondo skip perché sono più punti energia, ovviamente. E lì potrebbe essere davvero tanta, tanta, tanta roba. Anche perché, ragazzi, Leon lo sto utilizzando un sacco. Mi ci trovo molto bene ed è veramente molto, molto forte perché è utile in praticamente tutte le modalità di gioco. Non proprio, cioè, non è magari devastante in tutte, 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 però comunque è molto utile nella maggior parte. E quindi niente, ragazzi, quindi niente. Ancora Shelly. Frank, ragazzi, vorrei ritrovare un altro paio di Frank per poterlo potenziare, perché anche Frank lo utilizzo moltissimo. Stavo skippando come un cane! L'ho trovato! L'ho trovato, ragazzi! In un box di quelli piccoli! In un box di quelli piccoli, ragazzi! Ma ho trovato solo il corvo? Cioè, non mi ha dato monete? Cioè, mi ha skippato subito? Lo rivedrò nell'editing, ragazzi. Ma mi è sembrato di non aprire nessun altro brawler. Neanche le monete, niente. Mi ha aperto solo il corvo. Che per carità, sono contentissimo, eh. Mamma mia, raga. Non ci avrei sperato mai. Non ci avrei mai sperato a trovare un leggendario in un box gratis. Tanta roba, raga, tanta roba. Tra l'altro, che figata sono queste due modalità del corvo. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo. Questa è bellissima, questa è molto bella, forse ce l'andremo a shoppare prossimamente. Comunque, continuiamo col nostro box opening alla fine, perché, insomma, no, 70... Ragazzi, ma sono spettacolari questi... Anche ora Frank, raga! Cioè, allora, 5 gemme, mamma mia, raga. Cioè, ma... sono buonissimi. Per carità, ne ho aperti più di 40 di questi, eh. Quindi ci sta
che trovavo comunque qualcosa di buono. Poi alla fine i brawler sono anche pochi, ragazzi, quindi è normale che io abbia trovato parecchi Frank e parecchi quelle cose. Però non pensavo di trovare così costantemente sia i mitici che gli epici. Cioè, pensavo di trovare molto di più anche gli altri. Invece stiamo trovando quasi sempre almeno un epico o un mitico. Cioè, è molto buona come cosa. Ecco, per esempio, qui è il primo, è Beryl, va bene, ok? Cioè, mi aspettavo molte più casse così, dove trovavo, appunto, questi brawler prima, insomma, non gli epici o i mitici, addirittura il leggendario. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. E poi tutte quelle monete. Ecco, vedete, cioè, comunque un epico, un mitico lo troviamo sempre, ragazzi. Lo troviamo sempre. Allora, la cassa enorme adesso direi di tenerla per ultima. Altro epico, cioè mitico, anzi, Tara è mitica. Ci teniamo la cassa enorme per ultima, Brock, perfetto, e Piper, che epica. Ripeto, raga, cioè, cavolo, tanta roba, giusto così, molto bene. Dynamax e Leon, 15 Leon, che possiamo potenziare. Raga, mi sento male. Cioè, stiamo scherzando. Non pensavo essero... Vorrei trovare più Corvo, ovviamente, adesso di Leon, perché Corvo, avendolo a livello 1, vorrei potenziarlo. Però, cioè, anche così va più che bene, ragazzi. Cioè, di cosa stiamo parlando? Corvo, l'ho chiesto e il gioco me l'ha dato. Certo, solo 4, sono pochi. Però, comunque, già è tanto che l'abbiamo trovato, insomma. Molto bene, raga, molto bene. Cioè, allora, quando andremo a fare il box opening dove ne devo tenere un sacco di queste casse... Cioè, raga, lasciate like. Cioè, facciamo una collezione bella pesante. Ecco, questo è un classico baule che mi aspetto. Ok, ultima... cassa, ultimo box, 48 monete, Pam, Nita e attenzione, Beryl e 2 biglietti evento. Va bene, va bene, va bene, raga. Cioè, che dire, in ogni box abbiamo praticamente quasi sempre trovato un brawler dal livello epico, quindi dalla rarità epica in su. Abbiamo trovato anche moltissimi Leon, addirittura possiamo potenziarli, e soprattutto abbiamo sbloccato Corvo. Tanta roba. Abbiamo trovato spessissima anche Tara e Mortis, ma soprattutto gli epici, quando io mi aspettavo di trovare molto di più questi più comuni, rari, quest'altra roba qui. Ma ovviamente sono contentissimo così. Vi ricordo che ad ogni 1000 like andrò appunto a raccogliere 100 box. Quindi cioè, già 2000 like sono 200 box e sono tantissimi. Figuriamoci se raggiungiamo veramente 5-6.000 like, lì dovrei fare veramente più episodi probabilmente. Oppure vi taglio molte casse, non lo so ragazzi, non lo so. Comunque, lasciate like, iscrivetevi al canale se ancora non siete fatto. Per me è tutto, noi ci troviamo domani in un prossimo qui sul mio canale, oppure dopo il live su Twitch, trovate il link in descrizione. Niente ragazzi, ciao!